Finalmente il video tanto atteso che mi chiedete da tantissimo tempo è arrivato. Ci ho messo tanto a farlo perché è un video in cui l'argomento che si tratta, appunto, il peso, il dimagrire, tutte queste cose qui, è un argomento molto delicato perché potrebbero essere, cioè le cose che comunque vengono dette potrebbero essere interpretate male, soprattutto se sono dette da una persona normalissima come me, che non sono una nutrizionista, non sono una dietologa, non sono un'esperta in dimagrimento, alimentazione, quindi questo lo dico subito. Così come dico subito che quello che vi racconterò, perché non è una cosa, cioè questo non sarà un video sì, ho perso 7,5 kg, quindi anche voi fate questo, no. Io vi racconto la mia esperienza, quello che ho fatto, quello che sto facendo, e ci tengo a precisare anche che ognuno di noi è fatto a modo proprio, ognuno di noi reagisce in modo diverso ai diversi tipi di diete, se così si può dire. Il nostro fisico reagisce in modo diverso da persona a persona, il metabolismo è diverso da persona a persona, così come ogni persona ha le proprie intolleranze, ad esempio. Quindi ci sono veramente il mio è un racconto proprio, diciamo, sì, tranquillo, perché io non pretendo nulla e non mi presento come una ragazza che ha perso 7,5 kg, quindi vi dico in pratica quello che dovete fare, no. Vi ripeto, cioè, sì, sto dicendo sempre le stesse cose poi alla fine, quindi adesso inizio proprio in toto il video. Allora, io inizio col dire che, ecco, una differenza anche, così che vada persona a persona, io non bevo. Bevo solo acqua. Allora, a me non piacciono proprio alcolici, vino, cose di questo tipo, nemmeno la Coca-Cola, se devo essere sincera. Proprio il sapore non mi piace, quindi io da sempre bevo l'acqua, neanche quella frizzante non mi piace, e quindi le uniche cose che bevo sono acqua, succhi di frutta, dio, frullati, se può essere considerata una bevanda, perché comunque in mezzo c'è pure la frutta, sì, essendo frullato comunque quello è un'altra cosa che bevo, e poi anche i tè. Allora, io adesso voglio aprire una parentesi, perché ci sono state molte polemiche riguardo i tè, soprattutto quelli di FitDia, che tra l'altro sto anche bevendo adesso, questo qua, che è il chocolate. Io i tè li bevo, non vi faccio vedere sempre che cosa bevo, che cosa non bevo, però io li bevo veramente molto spesso, soprattutto nel periodo di transizione tra primavera e estate, dove fa ancora freddo la sera, però poi c'è anche un po' di caldo, tipo oggi. E mi piace molto bere i tè, perché sono un'ottima alternativa, secondo me. E io i tè di FitDia li bevo da più di 2 anni, solamente che, come vi ho detto poco fa, non lo faccio sempre vedere. Non sto sempre a farvi vedere tutto quello che mi piace, insomma, bere e mangiare. E i tè mi stanno aiutando tantissimo, perché non sono, come dite voi, come dicono tanti, una sostituzione proprio alla dieta. E non sono un metodo miracoloso per far dimagrire, ma sono, cioè per, almeno per quanto mi riguarda, un validissimo aiuto. Se non fosse così, sapete che non ve ne parlerei proprio. Questo qua in particolare, il Chocolate Slim Tea, mi aiuta moltissimo quando ho la fame nervosa, quando vorrei mangiare dolce, ma non voglio. Infatti questo qua sa tantissimo di cioccolato, anche il sapore, profumo, sapore, sembra veramente di bere cioccolata liquida, però è molto rinfrescante. E questo qua è il mio preferito in assoluto, perché vabbè, appunto, contiene anche pezzettini di cioccolato poi fra gli altri ingredienti, e questo anche lui contiene, come gli altri, Garcinia Cambogia, che aiuta ad eliminare le tossine in eccesso attraverso, appunto, l'eliminazione dei liquidi, e anche foglie di urtica, che hanno un'azione detossinante. Allora, io voglio dire, i tè mi aiutano molto in abbinato, ovviamente, a un'alimentazione corretta, ma corretta non vuol dire con rinunce, io non rinuncio a nulla. Lì c'è una vasca di cioccolato delle uova di Pasqua, e ci tengo a dire che sono un aiuto, appunto, in abbinamento a un'alimentazione, diciamo, varia, senza schifezze, non troppo spesso, perché quelle anche le mangio ogni tanto,
e appunto a sport, che però al momento non faccio. Dite, ma che stai facendo a fare questo video se non fa niente di tutto ciò? Adesso vi racconto. Tornando appunto al discorso delle cose che bevo, oltre a questo qui, mi piace moltissimo sempre di Fit Via, sono i miei preferiti, il Pink Slim Tea e il Coconut, che è quello al cocco, che è meraviglioso. Il Pink lo avete visto anche nel mio video dove ho mangiato cibo rosa, solo cibo rosa per 24 ore. E questo tè anche lui contiene Garcinia Cambogia, che aiuta moltissimo ad accelerare il metabolismo. E insieme ai frutti rossi ho notato che mi, e sottolineo, aiutano a sgonfiare moltissimo la zona della pancia, che sì, tanti anni fa era piattissima perché appunto avevo fatto nuoto, ma appunto con il mio lavoro che mi tiene parecchie ore seduta praticamente sempre, comunque ho molta ritenzione idrica. E quindi adesso molto meno, perché appunto sì, i tè li bevo, ma comunque bevo anche tanta acqua così ogni volta che li bevo, quindi mi aiutano moltissimo in questo. Invece il coconut, anche lui mi piace moltissimo perché anche lui aiuta a placare il senso di fame e soprattutto è senza teina, quindi lo posso bere sia di pomeriggio sia di sera prima di andare a dormire, e anche lui ha un'azione comunque drenante, detossinante, e in generale questi tè li adoro perché mi stanno appunto, ripeto, aiutando moltissimo. Lo vedete anche nei miei vari video quando ve ne parlo, e appunto ripeto, se non mi piacesse un prodotto non ve lo consiglierei proprio. Io ho rifiutato, altra parentesi quadra, ho rifiutato tante collaborazioni nell'arco di questi anni youtubiani, proprio perché non erano in linea con il mio pensiero. Questi qua mi piacciono moltissimo e tra l'altro, come vi ho detto prima, li sto provando, li sto prendendo e ne usufruisco, come questa parolona, da anni, quindi ve lo consiglio. Ecco, ne approfitto per darvi anche un codice sconto, perché mi hanno anche dato un codice sconto per voi che è K30 e avrete il 30% di sconto su tutti i prodotti del sito. Quindi volevo farvi questa piccola sottolineatura, questa piccola parentesi, ma comunque volevo anche parlarvi delle cose che bevo, delle cose che prendo ultimamente. E quindi attualmente, quando ho un po' di fame e vorrei mangiare delle schifezzuole, prendo questo qua, che in particolare questo, perché è quello al cioccolato e mi piace moltissimo, quindi anche stamattina vado di questo. E invece, passando a che cosa ho fatto per perdere questi 7,5 kg, dunque adesso dopo Pasqua e dopo Natale ne ho presi circa 3, ma non me ne faccio un problema, anzi. Allora vi dico, io ho iniziato a dimagrire l'estate scorsa, pesavo 60 kg. Allora, io ho sempre pesato sui 53 kg, ma senza fare diete, cioè era il mio peso forma, neanche ci facevo troppo caso. Però appunto vedevo, ho visto visivamente che poi l'inverno di un anno e mezzo fa sono lievitata tantissimo, tipo pane, e sono arrivata a 60 kg. E quando ho visto il 60 sulla bilancia ho detto, ma non è possibile, ma come ho fatto? Non me ne sono resa conto. Però io mangiavo moltissimo, ma non per problemi, per cose, mangiavo moltissimo, quindi ho visto che stavo diventando un po' più larghetta e ho detto, 60 kg? No, vabbè, cosa posso fare? Non voglio fare diete drastiche, anche perché poi io sono pigra, magari la seguo un giorno solo, come ho già fatto, ho provato a fare nell'arco di parecchi anni, e non, no, alla fine ho sempre fallito. Sono andata dalla mia estetista, che è Sabrina Spado, mi faccio le unghie, tutti i vari trattamenti, eccetera, che mi ha proposto poi un trattamento che si chiama, un percorso più che altro, Kilo Stop. Ve ne ho parlato proprio nei vlog, in questi mesi, sulle storie di Instagram, eccetera, che è un percorso dove ci sono tre figure: quella dell'estetista, appunto, che mi ha aiutato tantissimo tramite appunto i trattamenti corpo. Io ho fatto anche pressoterapia con il macchinario, lo sapete, avete visto anche nei vlog passati che avevo già iniziato. Comunque ho continuato appunto perché mi ha modellato tantissimo, ancora di più,
le mie forme, che erano, stavano un po' scomparendo, si stavano un po' perdendo, no? Poi c'è stata la figura del nutrizionista, perché è un percorso psiconutrizionale, se si dice così. C'è stata una nutrizionista molto brava che mi ha dato una... oddio, dieta, non voglio chiamarla dieta, perché comunque non mi ha fatto rinunciare a nulla, anzi ero molto stupita, dicevo ma riuscirò. Mi ha dato questa dieta a seconda delle mie intolleranze, di come sono fatta io, mi hanno fatto, come vi posso dire, il prelievo del salivare, perdonate l'italiano, vi prego, oggi non ce la faccio. Comunque tramite delle analisi hanno visto a cosa ero intollerante, cosa riuscivo a digerire meglio, cosa non riuscivo a digerire. Per esempio, stranamente, voi dite la bresaola, è un esempio. La bresaola per assurdo è un alimento super magro che, insomma, chi fa dieta mangia a volontà. No, io quella non l'ho mangiata perché appunto è risultato che su di me, per il mio organismo, era una botta. Io infatti mi ero già accorta negli anni che comunque gli affettati mi rimanevano un bel po' pesanti, e quindi la bresaola l'ho eliminata e ho mangiato altri tipi di cose. Adesso non vi sto a dire la mia dieta perché non... no, a parte che non me la ricordo. E poi l'ultima figura, credo la più importante di tutti, per assurdo, la psicologa, che mi ha aiutato moltissimo, mi ha seguito. Praticamente tutte e tre queste figure mi hanno seguito per tutto il percorso, durato circa 3 mesi, e mi ha aiutato a farmi ristabilire mentalmente un regime sano proprio di vita. Mi ha aiutato a calmare la fame nervosa, è specializzata in disturbi alimentari, disturbi del comportamento alimentare. Queste tre figure in pratica sono il metodo, non lo so, Kilo Stop. Io, vabbè, vi lascio le informazioni qua sotto perché mi chiedete, appunto sto facendo questo video apposta, come ho perso questi 7,5 kg, e dite, ma funziona? Sì, su di me ha funzionato, anche perché la mia estetista Sabrina ha detto, guarda, questo è un metodo, è un percorso che tu ci dici quanti chili vuoi perdere. Io inizialmente avevo detto 6, guarda, voglio perdere 6 kg, voglio tornare, insomma, all'origine, no? Anche se comunque 60 kg meno 6 faceva con 54, quindi un chiletto in più dell'origine, appunto. Però non è che mi interessava tanto, volevo comunque togliermi quella pesantezza che mi sentivo addosso. Loro mi hanno detto, perfetto, tanto questo è un metodo, è un percorso dove se nell'arco di tempo che tu hai deciso non riesci a perdere i chili che tu ti sei prefissata di perdere, noi allo scadere, tipo se io alla fine dell'estate scorsa ancora ero a, esempio, 58 kg, loro finché non perdevo quei benedetti 6 kg mi avrebbero regalato gratuitamente tutti i trattamenti, la dieta eccetera eccetera, ma avrebbero comunque seguito fino al raggiungimento proprio del mio obiettivo. Quindi è un metodo super sicuro, cioè voi dimagrite, se fate Kilo Stop riuscirete a dimagrire, e quindi questa cosa mi ha aperto un mondo, perché io inizialmente nel corso degli anni facevo la dieta ma la mia mente era proprio ancora sul letto, quindi io dopo un paio di giorni, una settimana massimo, tornavo al mio regime alimentare fatto di schifezze, di ore sul letto a non fare nulla, e proprio ho capito che parte tutto dalla mente. Adesso avrò scoperto l'acqua calda, però come vi ho detto vi sto raccontando la mia esperienza, quindi prendetela molto alla leggera. Quando ho finito il percorso Kilo Stop ero decisamente dimagrita, non solo avevo perso 6 kg ma addirittura ne avevo persi 6,5. La cellulite era decisamente diminuita, la ritenzione idrica, e già bevevo anche i tè tra l'altro. Poi, finita la dieta, ovviamente ho continuato a mantenere quel tipo di alimentazione, però ovviamente, come accade sempre, io adesso qualche dolcetto me lo concedo. Cioè se io voglio mangiare tipo uova di cioccolato, non tutto ovviamente, un pezzettone,
io so che il giorno dopo devo darmi comunque una regolata, magari mangerò leggermente meno cose pesanti, insomma, andrò un pochino più sul leggero e quindi diciamo che mi bilancio in questo modo. So cosa fare, cosa non fare per mantenermi in questo stato. Una cosa che non è, non sono dimagrita sul qui, qua proprio è rimasto. E infatti, come sapete, adesso passiamo anche alla fase, come vi posso dire, sì, allo step successivo del racconto, che è lo sport. Allora, sapete che io l'anno scorso, a settembre precisamente, dopo appunto questo percorso, mi ero iscritta in palestra. Vi ho fatto anche varie storie, soltanto che la mia palestra è a Ostia. Io, il mese successivo, un paio di mesi dopo l'iscrizione, dopo che ci andavo, alle 7:30 del mattino, che poi era l'unico orario in cui potevo andare, anche perché uno non avevo tempo, poi nell'arco della giornata, e poi si riempiva, alle 8 già era mezza piena, e poi io mi sono trasferita qui, che è un altro quartiere, a 20 minuti di macchina, poi i mezzi non ci arrivano mai, soprattutto alle 6 del mattino, e quindi ho piano piano lasciato perdere la palestra. Non è detto che io non ci torni appena prenderò la patente, appunto, che con la macchina posso comunque andare, se gli impegni me lo permettono, però diciamo che da novembre io non faccio proprio sport proprio inteso anche come palestra, proprio per via anche degli impegni. L'unica cosa che io faccio, se si può chiamare sport, è fare scale su scale, avanti e indietro, tutto il giorno praticamente, o comunque camminare il più possibile. Quando sto fuori casa cerco di prendere il meno possibile i mezzi, a meno che appunto io non debba andare a Roma, giustamente prendo il trenino. Però, tipo ieri ho camminato tantissimo a Porta di Roma, sono andata, anzi grazie per tutti quelli che mi hanno visto in diretta su Radio, ho fatto anche il blog, poi lo vedrete, e invece faccio le scale avanti e indietro. In questa villa è fatta di 3 piani, quindi capirete su e giù sempre, forever and ever. Anche se qui mi sono trasferita da fine anno, diciamo quasi stabilmente, io comunque in questi 2 anni che sto con Massi, appunto, venivo molto spesso qui. Stavo proprio i fine settimana, comunque anche 5 giorni a settimana, e facevo già queste scale. Mi ha aiutato moltissimo, cioè stranamente, proprio a livello di tonificazione delle cosce. Ovviamente non è come un allenamento in palestra, però piano piano, in modo costante, ogni giorno, mi ha aiutato moltissimo, soprattutto nella zona glutei, che ancora, cioè, non sono i glutei di una modella, ovviamente, però mi aiuta a tenere su tutta la situazione. Come vi ho detto, l'unica cosa è questa zona qui. Non faccio addominali, cosa che potrei fare comunque in casa, no? Ci sono tanti esercizi. Io sono la tipa che sta su Instagram, vede gli esercizi delle ragazze super, super toniche, quelli facilissimi da fare in casa, e dice: questo me lo salvo, poi lo farò, è molto facile, lo metto fra gli elementi salvati, e così metto da parte decine di video, e poi non fa niente. Perché alla fine, ogni tanto, a parte comunque tutti gli impegni, il lavoro, i video, eccetera, ogni tanto la pigrizia avvolge anche me nel suo bozzolo, e quindi non faccio queste cose. Quindi a livello di sport per ora nulla. Conto di tornare in palestra, poi quest'estate se riesco, se il caldo non mi ammazza, c'è un'ape giganterrima, ok? Farò beach volley, appunto, se ci riesco, quindi così, proprio per esercizio. E mi piacerebbe moltissimo riprendere a nuotare, iscrivermi a nuoto, però questo magari fra un annetto. Vado di alti e bassi, ma comunque in generale ho trovato il mio equilibrio. So cosa mangiare, cosa mi fa male, cosa non mi fa male. Mi aiuto moltissimo appunto con i tè, succhi di frutta, yogurt, che amo alla follia. Bevo tanta acqua, cioè in realtà io ho un problema. Bevo pochissimo. Con questi, con i tè, sto risollevando tantissimo la mia situazione, anche a livello proprio di texture della pelle, anche del viso. E io non pensavo che, cioè sì, è ovvio che l'acqua è vita, però non pensavo che potesse proprio ribaltare la situazione proprio dell'aspetto della pelle, e anche a livello energetico. Tipo ieri
Avevo un mal di testa incredibile, ho bevuto mezza bottiglietta d'acqua, sono tornata come nuova, vabbè. Invece di prendere il solito medicinale, una bella bottiglietta d'acqua e via. Non mi ammazzo di palestra, ma sinceramente non voglio... Io non aspiro ad essere tonica, perfetta, senza un filo di cellulite. No, non mi interessa. Non mi faccio problemi se metto su qualche chilo. Anzi, io parecchi anni fa ho sofferto di bulimia. E questo, non so se lo sapete, ma ne ho parlato proprio in generale. Adesso non mi voglio addentrare nel discorso, ma adesso che... Cioè, da quando ne sono uscita, adesso... Sì, mi do una... Cioè, so come regolarmi, ma di certo non vado a fare quello che facevo, insomma, quando ero bulimica. E non aspiro ad essere magra, non aspiro a avere 90-60-90, anzi, se non sbaglio, l'ultima volta che mi sono misurata in centimetri ero 86-71-98. Quindi sì, sono a clessidra e mi piaccio molto, devo dire. Come ho detto prima, qua devo ancora sollevare un po' la situation, non so se ce la farò. Voglio anche mandare un messaggio in questo video, perché sapete che cerco sempre di darvi anche una chiave morale. Io non vorrei che voi vi affidaste a modelli di magrezza, che poi alla fine si modificano tutte le foto su Instagram, le modelle proprio si vede, o comunque sono persone che fanno la fame, fanno le modelle. Una volta sono andata in un hotel a Milano, al Gallia, c'era la Fashion Week, c'era pure Cameron Dallas che ho incontrato, e fra i suoi colleghi c'era un ragazzo che è venuto e spacco con una mela. Era scheletrico, è venuto e spacco con una mela, ma ha fatto una pena sto ragazzo con sta mela qua, e se l'è mangiata, fine. Penso che poi non abbia più cenato, ecco. E quindi non affidatevi ai modelli, a quello che vedete. Io vi dico sempre, quello che vedete non è vero. Se una ragazzina tredicenne non si piace e vede su Instagram questa sfilza di ragazze, questa sfilza di foto di ragazze super toniche, super magre, senza un filo di un cavolo, questa si rovina. Ma poi si rovina proprio a livello psicologico, perché appunto non ce la fa. Si distrugge proprio psicologicamente, si incolpa. E poi subentra tutto un meccanismo brutto che può sfociare in vari modi. Io adesso non mi addentro perché voglio che rimanga un video racconto, un video di opinioni varie. E quindi io vi dico, non affidatevi a nulla. Vi dovete... lo so che è molto difficile, anche col fatto del bullismo, cyberbullismo, eccetera. Tutti questi modelli imposti dalla società. Ma chi l'ha deciso che sono questi i modelli giusti? Secondo me bisogna arrivare ad una consapevolezza del proprio corpo. Non possiamo essere tutti perfetti, tutti alti. Io sono alto 1,57 m, non potrò mai essere 1,80 m. Così come appunto no, per questo motivo non potrò mai avere delle gambe super slanciate. Non potrò mai permettermi certi tipi di vestiti. E ho accettato questa cosa, così come non potrò mai non avere un filo di cellulite, non potrò mai avere la pancia super 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 piatta o un sedere super tondo, no? E ovviamente il mio fisico non è il fisico di X, non è il fisico di A, non è il fisico di B. Siamo tutti fatti a modo nostro. Io ho un fisico a clessidra, ma c'è chi ha il fisico a triangolo, a pera. Siamo tutti diversi, quindi dobbiamo avere prima di tutto una consapevolezza riguardo il nostro corpo, guardare i punti forti, evidenziarli in qualche modo e nascondere quelli che non ci piacciono, ok? Ed eliminare totalmente il pensiero di «Ah, devo fare questo, questo e questo perché devo diventare come?» No, non esiste questo pensiero, non deve proprio esistere nella vita. Non dovete stravolgere il vostro organismo e la vostra mente con diete, cose che promettono di farvi perdere, che ne so, 10 kg in un mese. No. Anzi, è meglio perdere, come ho fatto io, 7 kg e mezzo in 3 mesi, 2 mesi, 3 mesi, piano piano, con un percorso comunque lineare e giusto, a mio avviso, che 10 kg in un mese, per poi ritrovarsi uno a fare la fame in quel mese,
quelle 3 settimane, perché promettono cose incredibili, le persone, i piani dietetici, eccetera, e poi ritrovarsi con la mente distrutta. Un organismo completamente scombussolato, vi rovinate anche il sonno. Ecco, io con questa alimentazione che ho fatto, questo iter che io ho intrapreso mesi fa, l'anno scorso in pratica, adesso, e anche bevendo questi tè, comunque anche integrando acqua, altri ingredienti buoni che sono contenuti in questi tè, ma anche proprio in generale nella mia alimentazione, ho anche regolarizzato moltissimo il sonno. Io prima ero insonne, se non erano le 2, le 3 non dormivo e stavo agli occhi aperti, anche se provavo a svegliarmi alle 6 del mattino dicendomi, se mi sveglio presto poi mi addormento subito stasera. No, invece così ho risolto proprio il mio problema e mi faccio tutta una tirata. Quando sonno, dormo, sono contentissima, sono super felice, sono super serena e mi accetto così. Poi certo, c'è chi si rivolge alla chirurgia, alla liposuzione, a metodi estremi, tipo i corsetti, le fasce quelle per stringere, tipo Kylie Jenner, era un tronco prima, no? Però si è messa a sto benedetto corsetto, ma comunque è una tortura. Cioè, voi state con questo coso, stringete proprio i vostri organi, oh mio Dio, io non so. Cioè, dovete togliervi dalla testa il concetto di, se non sono come tutte le ragazze che vedo su Instagram o comunque in TV, non sono bella. No, non è vero. Cioè, a me mi viene una tristezza quando vedo e quando sento questi discorsi, queste restrizioni. Veramente, io spero di, non lo so, spero di avervi fatto aprire leggermente la mente, di aver socchiuso quella porticina della vostra mente che vi diceva no, se uno non è magro, se uno non porta la taglia 40, no, sì, 40, 38, non è degno di essere definito bello, io porto la 42, 44. Io ero arrivata anche alla XL, ragazze. Adesso, ieri per esempio ho fatto shopping, prendevo anche cose tipo S, SM. Sono tornata alla M perché io appunto prima portavo la M, da sempre, no? Di pantaloni adesso, sinceramente, ma perché vabbè, questa è una cosa stupida, mi piacciono i modelli adesso non aderenti, mi piacciono i modelli larghi sulla zona delle cosce, quindi prendo L, e dato che ho il vitino stretto stretto poi porto dalla sarta e faccio stringere, quindi ho alla fine un pantalone stretto in vita e bello morbido comunque, che mi evidenzia anche le mie forme. Adesso ho imparato anche a valorizzarmi un po' meglio. Basta, io non devo più dirvi niente. Credo che dopo aver spento il tasto mi verranno in mente tantissime altre cose. Spero di non essere presa male. Spero che i miei discorsi vengano presi con le pinze. Non mi sono scritta nulla. Vabbè, ho scritto intro, alimentazione, sport, outro, vabbè, ovviamente. Però ho parlato molto a ruota libera. Quindi spero di essermi spiegata bene, di non essere stata fraintesa. Io vi saluto, vi mando un bacione, continuo a bere il mio tè, vi ricordo il codice sconto qua sotto, il sito e tutte le altre informazioni anche di Kilo Stop, eccetera eccetera. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Mangiate, mi raccomando.